E ringraziamo per ospitarci stasera per la presentazione di questo libro che è Insegnare a chi non vuole imparare. Gli autori sono con noi questa sera e secondo me non hanno bisogno di molta presentazione, però vi presento con piacere. Sono Rosalba Conserva, che è stata insegnante di lettere in tante scuole e in particolare all'Istituto di Lessico Armellini di Roma, che fa da sfondo alle storie che sono raccontate in questo libro. Rosalba è un'attenta studiosa del pensiero di Bateson, è tra i soci fondatori del Circolo Bateson di Roma ed è un'attiva collaboratrice del Circolo Bateson. È membro del CIDI, Comitato di Iniziativa Democratica, Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti, che è un'associazione professionale che è rivolta a tutti gli insegnanti di tutti gli ordini di scuola ed è molto attiva nel territorio nazionale sulla formazione per gli insegnanti, promuove incontri di ricerca sulla professionalità degli insegnanti. E l'altro autore è Giuseppe Bagni, che è insegnante di chimica non professionale di Firenze ed è il presidente nazionale del CIDI ed è anche molto impegnato e attivo in politica, in particolare nelle politiche scolastiche. Parleranno di questo libro con noi stasera Assunta Mendola, che è insegnante di matematica e fisica al liceo Peano a Roma ed è membro del CIDI, e Piero Lucisano, ordinario di pedagogia sperimentale all'Università Sapienza di Roma ed è autore della nuova prefazione del libro, perché questo libro era già uscito nel 2005, è un libro andato esaurito e la casa editrice l'Asino d'Oro ha scelto di curarne la nuova edizione. E con questo libro, l'Asinodoro ha scelto questo libro per dare inizio a un nuovo filone di pubblicazioni che riguarderanno la scuola. E penso che non poteva fare scelta migliore di iniziare con questo testo, perché per iniziare un dibattito culturale sulla scuola, credo che questo sia veramente il testo adatto, anche perché questo testo non presenta delle ricette su come far bene la scuola e penso che questa sia una cosa fondamentale per iniziare un dibattito culturale, perché questo testo in realtà si pongono le basi per iniziare un dibattito, perché pone tante domande, che mi hanno insegnato che la cosa più importante, la prima cosa da fare quando si comincia a fare una ricerca seria su qualunque argomento, in questo caso la scuola, propone la ricerca delle risposte a queste domande. Io ho trovato questo libro veramente prezioso perché dà forma a un sapere sulla scuola che è un sapere ignorato da troppe volte da chi parla della scuola. Si parla della scuola spesso, questo è un problema annoso, cioè veramente storico e attuale. Adesso si parla tanto della scuola, ma spesso si parla senza conoscerla. È un libro prezioso secondo me anche per chi la vive la scuola, non solo per chi non la conosce, perché io ho raccontato e scrivo a Beppe, che l'ho letto più volte, e ogni volta questo libro mi ha entusiasmato di più. E una delle cose che mi ha entusiasmato di più è perché io dentro questo libro ho trovato veramente tanto del mai detto sull'insegnamento, che noi, tanti di noi che viviamo la scuola con passione, con impegno, con fatica anche, poi ci viviamo ogni giorno, cioè un vissuto profondo, un sapere che però resta invisibile, cioè resta muto. In questo libro io ho trovato tante parole su questo, è stato dato la parola a questo silenzio del sapere, e gli autori sono stati, devo dire, dei bravi osservatori della realtà scolastica, perché mi viene in mente Rodari, che dice che le cose di ogni giorno sanno raccontare, raccontano grandi segreti a chi le sa interrogare. Ecco,
Secondo me loro sono stati bravi a interrogare la realtà di tutti i giorni della scuola e poi a saperla raccontare, che non è cosa facile. Tra l'altro l'hanno fatto in una forma che corrisponde a una che è una pratica didattica che noi a volte suggeriamo agli alunni, no? Quella di intraprendere una corrispondenza con gli studenti di un'altra scuola. Perché questo libro si... è sotto forma di una raccolta di lettere che gli autori si sono scambiati raccontandosi all'interno di un anno scolastico, raccontandosi pensieri, le osservazioni, le riflessioni sul loro stare a scuola. E è un libro di piacevole lettura, e anche questa è una cosa non comune sui libri che parlano di scuola. E questa forma, secondo me, è una forma che restituisce un po' della verità della scuola, che è un luogo collettivo, cioè la scuola è una realtà corale, quindi il fatto che sia un racconto a due voci, in qualche modo, restituisce un po' di quello che è la verità, insomma, della scuola. L'altra cosa che io ho apprezzato molto, ne parlavamo di questo libro con Franco Lorenzoni, che è un maestro elementare, molti di voi conosceranno, è molto attivo nella ricerca sull'educazione, sulla scuola, e dicevamo appunto che è un libro che è riuscito a trovare il giusto equilibrio tra i rischi delle derive del raccontare della scuola. Gli autori lo dichiarano all'inizio del libro, no? Che l'intenzione è quella di passare da una ricerca teorica alla realtà concreta scolastica, e effettivamente tutto il libro è un movimento continuo tra questi due aspetti, all'interno del quale però c'è sempre il riferimento agli studenti. Cioè, questo penso la cosa che mi ha più entusiasmato è che gli studenti sono un po' il filo conduttore, il rapporto con gli studenti è il filo conduttore delle ricerche, delle riflessioni sull'aspetto teorico, che è forte, però è sempre confrontato quel rapporto con gli studenti, e secondo me loro sono stati molto bravi a raccontare come poi questo sapere sulla scuola non possa essere scisso da una dimensione affettiva, che è la specificità della scuola, no? Cioè, qui si capisce bene come il sapere a scuola è formato dalla dimensione teorica, dalla prassi e dalla dimensione affettiva, che coesistono, e che è veramente la specificità, secondo me, del sapere a scuola. E questa... gli studenti sono sempre presenti, addirittura diventano a volte anche una fonte di apprendimento dell'insegnante. Rosalba dice una cosa molto bella a un certo punto, perché dice che senza i ragazzi dei libri e dei grandi maestri avrei imparato solo a fare bei discorsi su come va il mondo. E poi dopo chiedo anche cos'è questo grande bagaglio che di raccontarci, il grande bagaglio che gli hanno dato gli studenti. Questa attenzione c'è anche nelle molte pagine sulle questioni di politica scolastica che soprattutto Beppe ci riporta, e che partono sempre dagli studenti, dalla realtà degli studenti, per cui quando dice che gli studenti che una politica, che una scuola che guardi agli studenti che non ne vogliono sapere di scuola, non deve essere una scuola che propone appunto dei percorsi alternativi alla scuola. Cioè, ci vuole attenzione, ma non meno scuola. Questo, secondo me, è una proposta forte, anche che differisce, anche è diversa da una politica anche di sinistra riguardo la scuola. Proprio oggi, io me lo sono riportato, oggi è uscito un articolo di Beppe su Insegnare Online, in cui lui diceva che, appunto, parlando del fatto che il problema della scuola, il più grande avversario della scuola è la dispersione scolastica, e diceva che appunto l'avversario dovrebbe essere principalmente l'abbandono scolastico, e contro questo avversario non servono campioni, ma un corpo docente che sappia dare di sé un'immagine coerente e positiva.
insegnanti disposti a mescolare la propria biografia, ben più del curriculum, con quella dei loro alunni, per coinvolgerli e spesso trascinarli contro la loro stessa volontà. Ecco, questo secondo me è l'immagine degli insegnanti che viene fuori da questo libro, anche se sono insegnanti d'eccezione, sono insegnanti colti, sono degli grandi intellettuali che comunque si pongono continuamente domande, appunto. Io avrei, c'ho ancora tantissime cose da dire, però a questo punto vorrei passare la parola a un'altra insegnante molto impegnata e molto attenta alla scuola, che è Assunta. Allora, io in realtà sarò un terzo dialogante con loro, perché ho preparato una lettera per tutti e due, rubando il vostro stile e spero anche la vostra profondità. E però ci tenevo a dire che mi trovo in una situazione molto particolare, non solo perché sono membro del CIGI e c'è il presidente del CIGI, ma soprattutto perché con Rosalba dividiamo un passato pieno di cose interessanti. Io non ho problema a dire che lei è stata importante nella mia storia di insegnante e nel mio percorso formativo. Eravamo colleghe nella stessa scuola, tra l'altro in anni in cui in un istituto tecnico di una periferia c'era un gruppo di ricerca eccezionale. C'è da un'altra parte altri colleghi, ci sono qua, però noi eravamo insegnanti di informatica in un momento in cui questa disciplina era assolutamente nuova, non avevamo libri, non avevamo metodi didattici e quindi lavoravamo molto tra di noi. E con Rosalba ricordo le discussioni, questa attenzione a tutto e poi il pensare intorno agli eventi. Io a leggere il pezzo. Io ho partecipato per un periodo con loro, ho letto Benson e credo che comunque nella mia cultura sia rimasto qualcosa. Anzi, pensavo per l'occasione se potevo essere più precisa rileggendo qualcosa, ma non l'ho fatto perché a parte il tempo, ma anche volevo conservare quello che è rimasto comunque in me di questo tipo di formazione, perché sicuramente è un pensiero di rottura, c'è cioè una rottura epistemologica nel pensiero di Benson che ha un suo interesse. E poi, allora, gli autori del libro li ringrazierò ripetutamente nella lettera che più o meno leggerò, però volevo, lo so che faccio un'autocelebrazione pure, però volevo ringraziare gli autori, la Sinodoro, ma anche il CIDI, perché mi sembra che in questo tempo di voci che ribadiscono che noi vogliamo una scuola pubblica, laica, democratica, è veramente importante in questo momento. E quindi un grazie a tutti i colleghi del CIDI che tra mille difficoltà però continuano a credere in questa cosa e a portarla avanti con tante difficoltà. Cara Rosalba, caro Beppe, grazie per questo viaggio che ci avete offerto. Grazie perché di fronte alla banalità delle idee che circolano intorno alla nostra professione, il vostro libro restituisce ad essa il suo senso reale, la sua complessità, la sua difficoltà, la sua importanza, la sua bellezza. Questo dovrebbe essere un testo fondamentale nella formazione degli insegnanti e dovrebbero leggerlo tutti quelli che si occupano di scuola per capire i limiti delle mode nella didattica sostenute da una mancanza di una vera cultura della formazione degli insegnanti. Questo libro, pur nell'immediato e palese riferimento alla scuola, assume uno sguardo più ampio, arrivando a vedere la stupidità che spesso caratterizza la nostra società. Beppe parla del vuoto sentito spesso dai nostri studenti, un vuoto sentito nonostante il troppo pieno di ragazzi che però sono riconosciuti soltanto nel ruolo di consumatori di beni in un'arrestabile scalata di bisogni materiali.
che non lascia spazio alle loro esigenze di essere umani. E allora direi che chi non vuole imparare, nonostante le ingiustizie e la distruttività che tutti i giorni sono davanti ai nostri occhi, è una società che, seguendo il feticcio del profitto, ha dimenticato gli esseri umani ed ha dimenticato che la scuola dovrebbe occuparsi in primo luogo della conoscenza e promuovere il pensare nella sua espressione più alta, il pensiero creativo. Dice Rosalba. E allora, siccome il pianeta Terra non lo posso salvare io da questo progresso, tra virgolette, dissennato, scelgo di prendermi cura delle nuove generazioni che imparino a pensare. E tra le mani mi trovo non la biologia, l'economia, le scienze naturali, ma la grammatica, e fa lo stesso. Che abbiano strumenti di pensiero diversi da quelli che hanno portato il nostro pianeta allo stato attuale. Cari Rosalba e Beppe, condivido la vostra visione del nostro lavoro, condivido le domande, le ricerche, gli studi, le passioni, i timori, le insicurezze, e allora provo a raccontare invece eventuali differenze dovute al fatto che lavoro in un tipo di scuola diverso dal vostro, un liceo. Ho due classi di scientifico e una di linguistico. Sono molto diverse e non è solo per il tipo di indirizzo che sono così diverse. Pensate, qualche giorno fa un genitore di un ragazzo di terza scientifico, tra l'altro uno molto attento, rappresentante dei genitori, sempre presente, ha affermato: lo dico sempre a mio figlio, se stai attento in classe non c'è bisogno di studiare. Ho avuto un sobbalzo. Com'è possibile che si pensi questo? Abbiamo imparato che anche lo studente più intelligente, più intuitivo, attento in classe deve per un tempo suo personale, differente da ragazza a ragazza, ma comunque deve studiare, dice Rosalba. E noi invece lo sappiamo, io ne sono convinta profondamente, che la vera differenza sta nello studio individuale a casa. Questo è lo studio, il leggere, ripetere, titolare, sottolineare, fare schemi, riassunti. Ho una classe di linguistico, le ragazze del linguistico il primo giorno mi hanno avvisata. A loro la matematica non piace, non la capiscono, prof avvisata, mezza salvata. Poi devi sopravvivere, ritagliando il programma, rompendo talvolta il rigore terminologico, arrivo pure a inventarmi parole. Scopro che non è vero che non capiscono la matematica, non vogliono studiarla. E allora come si fa? Ogni giorno devo oppormi alle loro richieste di dettare definizioni e regole, pensate a una quarta classe, che loro vorrebbero imparare a memoria. Qualcuna di loro non ha nemmeno comprato il libro. La matematica non fa per loro, dicono per abitudine. Eppure, quando riesco a distrarle dalla loro distrazione, anche allora talvolta, anche con loro talvolta, la lezione è un bel dialogo e scopro che hanno intelligenza e intuizione, ma non c'è niente da fare, di studiare costantemente non se ne parla. E allora il titolo del vostro libro potrebbe diventare, nel mio caso, insegnare a chi crede di sapere come si impara. E allora alla fine le problematiche sono comuni. Ho studenti, pochi, un 20% scarso, ai quali potrei fare una bella lezione frontale. Loro a casa studierebbero, poi mi farebbero domande, io li interrogherei, il programma andrebbe spedito. Anche io, come fate voi, a loro non dico mai bravi, lo capiscono dai 9 ai 10 che prendono. Con loro mi potrei occupare solo di parlare di matematica e fisica. Ma il resto della classe? La lezione frontale non funziona, è necessario interagire sempre con loro, non lasciarli mai in pace. Discussioni, lavori di gruppo, video online, riflessioni metacognitive. Cercare ogni volta di mischiare le carte per tentare di arrivare a stili di apprendimento diversi. Il primo anno delle superiori la preparazione di base è spesso non adeguata, non hanno imparato a studiare,
non hanno imparato a argomentare. E poi sto osservando che cresce negli anni il numero di ragazzi e ragazze che manifestano fragilità di vario tipo, con i loro drammi adolescenziali, il loro sentirsi talvolta stupidi, inadeguati, brutti, pur non essendolo affatto, e magari nascondendosi dietro un atteggiamento spavaldo. Come conciliare il dovere istituzionale di insegnare matematica con la necessità di ascoltarli? E il tempo per chiedere e ascoltare non è mai abbastanza. Allora chiedo, cosa non hai capito? Prova a spiegarlo meglio. Come studi? E poi ancora, sai perché lo studio della matematica richiede più impegno? Cerchiamo di spiegare qualcosa di specifico di come si può apprendere la matematica. Per esempio, cosa vuol dire sapere cos'è una circonferenza? Mi trovo a dire in classe. Sapere il significato di un termine matematico è diverso dalla conoscenza di una parola nel linguaggio quotidiano. Se pensi la parola tavolo, lo vedi con gli occhi della mente e sai già tutto il suo significato. Ma se pensi circonferenza, allora sono guai. Non basta pensare alla linea che ne traccia il disegno. Devi conoscere le sue proprietà geometriche, devi conoscere la sua equazione e magari riconoscere quella geniale invenzione o scoperta. Qui ci sarebbe una grande discussione da fare, che ha associato numeri a punti. Hai ragione, è più complesso, ma anche affascinante. Lo ripeteremo tante volte, alla fine capirete. Ma talvolta mi trovo a dire loro anche, perché piangi? Il brutto voto non è una condanna, non è un giudizio alla tua persona. Ti segnala che stai lavorando male, vediamo insieme cosa si può fare. Ma tu ce la devi mettere tutta. Molti di loro, un po' alla volta, imparano ad imparare. Imparano ad argomentare, a fare domande. Ma c'è sempre qualcuno per cui io non riesco a fare nulla, non sono in grado di aiutarlo. Dice Beppe, il senso comune, e forse non solo quello, tiene fare e desiderare ben separati. Sembrano divisi dall'abisso che separa il mondo materiale dall'immateriale. Ma se l'uomo è fatto della sostanza di cui sono fatti i sogni, allora questa distinzione è solo superficiale. Cara Rosalda, caro Beppe, grazie per il vostro libro, perché non ne possiamo più di sentir parlare di scuola da parte di chi non sa nulla della scuola. Non ne possiamo più delle descrizioni macchiettistiche di vari film che negli ultimi tempi hanno raccontato la scuola. Non ne possiamo più di una cultura dominante che si lascia stridolare dai tentacoli mostruosi di un liberismo che si alimenta nella sopraffazione, perché non tiene veramente conto del fatto che riconoscere l'uguaglianza tra gli esseri umani vuol dire offrire a tutti le stesse possibilità. La scuola dovrebbe accompagnare nel cammino della conoscenza, percorrere le strade della scienza utile alla salute e al benessere delle persone, percorrere le strade della bellezza, della poesia e dell'arte, e ritrovare l'intreccio di una cultura scientifica e di una cultura umanistica che sono insieme espressione ed esigenza di quella specificità umana che è fatta di pensiero e fantasia. Assunta per questa bellissima lettera, lascerei il tempo agli autori magari di pensare a una risposta. Nel frattempo passerei la parola a Piero Luigi Sano, che appunto in area di pedagogia sperimentale, ma autore anche della prefazione, e ha avuto
anni a che fare con la scuola da tanti punti di vista, è stato formatore, è formatore di insegnanti, è stato nella politica della scuola, quindi direi che insomma di scuola ne sa un po', bel po'. Ne sappiamo tutti poco. Scherzando, mi viene in mente che quando Alessia mi ha detto che bisognava fare l'introduzione a un libro che si intitolava Insegnare chi non vuole imparare, se parlassi dei nostri politici. Perché poi il clima che abbiamo qui, che si respira, no? È di persone appassionate. Ho visto tante facce di persone con cui abbiamo lottato, combattuto, fatto riunioni, eccetera. E poi anche però una strana sensazione, no? Un libro che rimane nel tempo, e che è stato scritto un po' di anni fa, però è come se fosse stato scritto ieri. E dentro ci sono dei drammi che viviamo adesso, ma in parte li ritroviamo anche nel libro cuore. Cioè, fanno parte di una storia in cui si intreccia una struttura, la scuola, che ha una serie di limiti, e dentro delle persone, gli insegnanti e i ragazzi. Io mentre leggevo le riflessioni, no, il modo in cui Beppe e Salva si interrogavano intorno ai problemi che gli ponevano i ragazzi, vedevo da una parte questa struttura un po' per provocare i miei allievi del tirocinio formativo attivo, che sono un po' più di noi, ma 300 ne abbiamo quest'anno, che si affacciano alla scuola, qualcuno con moltissimi anni di precariato, qualcuno invece quest'anno per la prima volta, anche qualcuno che ha finito l'università e entra, no, ha finito l'università, ha fatto il dottorato, eccetera, entra per la prima volta nella scuola e quindi la guarda e racconta, dice, ho fatto un anno di supplenza, abbiamo dovuto bocciare 7 ragazzi, dice, ma non potevamo fare diversamente, gli avevamo fatto le note, non serviva a niente, no? Però queste cose rientrano, ed è buffo che rientrino anche nelle vicende di Salvo e Giuseppe, perché non stiamo parlando di insegnanti di primo pelo, e sappiamo che siamo tutti contrari a bocciare, non uno di meno, e tutte le cose che ci siamo detti un sacco di momenti, ma dentro a quel meccanismo c'è qualcosa di perverso. Allora ho proposto un testo di Ferrier che in qualche modo diceva che la scuola l'aveva inventata il diavolo, perché aveva visto che l'umanità era troppo felice, e allora già, come facciamo a renderli infelici? Cioè, bisogna cominciare da bambini, e cominciamo dalla scuola. Allora, se i bambini amano correre, li facciamo stare seduti, i bambini amano manipolare, eccetera, li facciamo fare soltanto ragionamenti. E noi, quando siamo lì dentro, in qualche modo siamo costretti a giocare alle regole della scuola. E allora da una parte abbiamo questo grande aiuto che è la capacità di riflettere, che ci fa sollevare e ci aiuta a dare senso, ma tanto però stiamo dentro una struttura che non c'ha senso. E noi vogliamo pure bene alla scuola, e questo, ma dobbiamo trovare un modo diverso di viverla. Nelle riflessioni di Beppe e di Rosalba c'è costantemente, io nello scrivere l'introduzione ho pensato all'idea del labirinto, siamo dentro un labirinto in cui continuiamo a cercare soluzioni per aiutare i nostri ragazzi. Dentro abbiamo il fatto che impariamo a volere bene ai ragazzi, e dall'altra è che vogliamo un po' bene alle cose che sappiamo e pensiamo che possano essere trasferite. C'era un'immagine che mi ha colpito all'inizio, che era quella del portare il cavallo a bere, dice, noi lo portiamo a bere, poi se c'è sete o non c'è sete è questione sua. È un'immagine molto usata anche nelle discussioni dei manager. Ma io mi chiedo, c'è bisogno di insegnare i cavalli a bere? No. C'è bisogno di insegnare ai ragazzi ad appassionarsi delle cose? I ragazzi arrivano appassionati delle cose, poi c'è un punto in cui queste cose non entrano più. E
dentro c'è questa parola studio, però etimologicamente vuol dire essere appassionati di qualche cosa. Etimologicamente questo vuol dire. E i nostri ragazzi quando sono appassionati di qualche cosa risolvono. Qualche volta gli proponiamo delle cose di cui è difficile appassionarsi, qualche volta gliele proponiamo in momenti in cui è difficile per loro cogliere la nostra sollecitazione. Alla fin fine ho l'impressione che l'unico vero contenuto che riusciamo a passare è la nostra voglia di imparare, se riusciamo a conservare noi la voglia di imparare. Perché poi nel rapporto con i ragazzi è questo, sono le riflessioni che sono nel libro che diventano il vero contenuto che Rosalba e Beppe sono riusciti a veicolare nel momento in cui hanno avuto questi rapporti con i ragazzi. Un po' meno preoccupazione per la grammatica, onestamente, anche se mi rendo conto che è importante, anche se c'è un'estetica della grammatica, c'è un'estetica dello scrivere. Ho un po' meno preoccupazione per la formula e per la circonferenza, ho preoccupazione per il fatto che i ragazzi acquistino da noi quella voglia che può portarli a costruire qualche cosa di nuovo. E allora il problema è come riusciamo a fare squadra dentro questo labirinto, quello che dicevi, come possiamo riuscire a comunicare con gli altri. In questi giorni sempre questo TFA, che è una cosa infame, perché questi ragazzi pagano 2.500 euro all'università, che non trova neanche un'aula con un microfono come questo per fargli fare lezione, che li mette in 150 per aula e noi dobbiamo spiegargli come si insegna in 150 per aula. Abbiamo, un po' ispirati anche dal libro, utilizzato un metodo di farli discutere tra loro e raccontare. E raccontano le cose più buffe, raccontano della vicenda di quel ragazzo che gli hanno detto che sarebbe stato bocciato alla fine del primo quadrimestre e per dirglielo hanno scritto una lettera alla mamma. Allora si discute, è utile o non è utile scrivere la lettera alla mamma prima per dirgli che sarà bocciato? Cioè, beh, è utile perché così l'avvertiamo e non corriamo rischi dal punto di vista delle contestazioni degli insegnanti. Dall'altro diciamo, ragazzi, cioè, è inutile che continui, lascia perdere. Poi come dice, ci domandiamo dell'abbandono, ma prima li abbiamo abbandonati e poi ci chiediamo perché abbandonano. Anche qui devo dire che nella nostra storia, credo che con molti sia comune, un tempo si chiamava selezione. Poi hanno inventato dispersione, togliendo il soggetto. Adesso si chiama abbandono e la colpa è proprio tutta dei ragazzi, no? Cioè ci sono slittamenti che hanno fatto parte della nostra storia, perché noi abbiamo cominciato a parlare in un modo e adesso stiamo parlando in un altro. Nel libro, nelle riflessioni, tutte queste cose riemergono continuamente e sono dei grandi stimoli al nostro lavoro. Devo dire, su alcune cose, lo dico perché mi ha colpito Rosalba, quando a un certo punto lei racconta un episodio che mi ha colpito, il ragazzo che voleva le spiegazioni, te giochi sull'idea del voto, diciamo, ho capito l'utilità del voto, quello voleva le spiegazioni, e mi perseguitava, e io gli ho detto 7, e lui se n'è andato tutto contento. E io dicevo no. Non si fa così. E poi pensavo ai miei laureandi che arrivano e mi tormentano in un'università in cui non c'è modo, non c'è posto, non c'è tempo. E allora quando te gli dici, vabbè, pubblica la tesi. Perché non dobbiamo ripensare i tempi, ripensare i modi. E quindi oltre alla riflessione tra noi, secondo me dobbiamo ripensare gli spazi del rapporto con i ragazzi. Credo che lo stile epistolare, l'altra cosa che mi, l'unico altro accenno che darei problematico, è buffo, ho detto all'inizio che un libro sulla scuola sia un libro
che reggerebbe in assenza di tempo. E forse la dimensione del tempo è una delle dimensioni più importanti e una delle dimensioni che stanno cercando di fare sparire in tutti i modi. Il tempo è quello che lega il passato al presente e il presente al futuro. Per questo nell'introduzione ho usato, e me l'avevano sollecitato loro con il loro testo, quelle parole di Calvino, e vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze d'allora rivivessero in quel che tu speri, o ragazza il colore dell'aurora. Io non credo che ci siano ragazzi che non vogliono studiare, penso però che dobbiamo creare condizioni perché i ragazzi amino studiare, e forse la prima è che amiamo noi questo nostro mestiere, come forse la maggior parte di noi fa. Vorrei sapere, passerei. Intanto ringrazio voi tre che avete colto aspetti importanti del libro, che io dico anch'io ritengo importanti del libro. Ringrazio voi che siete venuti in questo sabato anche un po' troppo movimentato a Roma. Mentre sentivo parlare loro, rimuginavo intorno a questioni attinenti, quelle che loro hanno sollevato. Se avremo tempo, che non ci viene sollecitato subito per rispondere ad Assunta, in quanto spero che ci darà. Tu mi ponevi la domanda che da dove dico, se io non avessi avuto i ragazzi e mi fossi fidata solo dei maestri, dei miei maestri, avrei imparato solo a fare il mio discorso. In realtà è così, ho avuto il vantaggio, questo ovviamente ce l'ha un insegnante, ma io in questo momento parlo di me, di pensare a un livello più alto di astrazione. Nel rapporto con i pari ci si può anche rilassare e fare dei discorsi alla buona. Con i ragazzi non è possibile. Ricordo gli anni durissimi in cui, finita l'università, laureata in lettere moderne, avevo fatto studi di filologia, non avevo idea di che cosa fosse insegnare la grammatica a qualcuno. Io amo molto insegnare grammatica e la ritengo una palestra di pensiero formidabile. Ho studiato moltissimi anni in linguistica, ho avuto la mia seconda università nel CIVI, io non solo faccio parte del CIVI, l'ho anche fondato a Bari nel 1976, quindi ho avuto come maestro Raffaele Simone, Giulio De Mauro, insomma ho studiato molto e sono stati anni importanti. Infatti penso sempre che uno dei segreti sia coltivare la propria materia. È un grande vantaggio conoscere bene la materia che si insegna, proprio conoscerla, perché questo fa venir voglia che la conoscano gli altri. Non basta solo questo, intendiamoci. Io ho fatto molti errori quando ero nei primi anni, sono nel 68, quindi potete immaginare quanti ne ho fatto. Se posso fare un esempio, non mi voglio dilungare perché poi quando parlo di queste cose rischio di parlare troppo, perché ha a che fare proprio con l'essenza dei discorsi che ci siamo scambiati io e Peppe, prendendo la grammatica, nel caso della grammatica.
partendo anche dall'ortografia, che è una grande, è una grammatica descrittiva, l'ortografia è la prima grammatica descrittiva, e ha il vantaggio insegnata quando si insegna a scrivere, non dopo, prima scrivo poi insegno l'ortografia, se pensate è una cosa valore. È un insegnamento democratico, veramente democratico, perché lo possono imparare tutti, e c'è, a differenza di altri aspetti, sia della linguistica, di qualsiasi materia, ha il vantaggio che ciascuno può controllare da sé la riuscita dell'apprendimento, anche senza, può avere un immediato riscontro della riuscita. E la motivazione sappiamo tutti che è fondamentale, che è fondamentale. E quindi in questo, prima Lucisano parlava del senso della scuola, in questo ci siamo molto scontrati, e credo che non riusciremo mai a trovare un terreno di incontro. Io non mi preoccupo che i ragazzi non colgano il senso della scuola. Quando qualcuno diceva, anzi a volte ci scherzavano, senza dare l'idea che scherzassi, usare a volte il paradosso, l'umorismo, ecco, l'umorismo è fondamentale nella scuola. Vedo qui il mio amico Giuliano Spirito, una cosa che lui mi ha insegnato, un insegnante di matematica che tutti avrebbero voluto avere a scuola, lui quando faceva l'appello, un segreto che gli ho rubato, faceva all'inizio, io non facevo mai l'appello, però quando mi ha rivelato come lo faceva lui, l'ho subito adottato. Facevo l'appello storpiando tutti i nomi. E allora i ragazzi, no, e allora lui ragionava, era tutto uno scherzo. A questo poi seguivano le lezioni di Giuliano Spino. Ma dicevo, il senso della scuola è nel rito, nella ritualità, nel fatto che l'apprendimento avviene in contesti che hanno dei marcatori precisi, la disposizione dei banchi, la mobilità che si crea quando è necessario, gli strumenti che devono essere sempre a portata di mano e così via, no? Il senso della scuola, ecco, quando qualcuno diceva ma perché non ci diamo tutte queste, ma perché la storia forse, a che cosa mi servirà nella vita? Io dicevo niente. Vedrai che nessuno, quando andrai a fare il meccanico, ti chiederà di Costantino, di Giustiniano, non te lo chiederà nessuno. E qualcuno poi si alzava e diceva, non è vero, la storia ci insegna a vivere, ci insegna il passato, insomma, diceva tutte queste frasi fatte. E dicevo, può darsi, non ha importanza, la cosa importante è che tu la sappia bene. Non c'è un'altra giustificazione. E quindi c'era in loro, io lo notavo sempre, questa era una cosa in cui credevo, perché io non facevo mai i discorsi su che cosa è la scuola, cioè praticavo nelle cose ciò in cui credevo, no? E quindi per motivare allo studio, per far sì che studiassero ogni giorno appunto, i compiti a casa, io dedicavo quasi un quarto d'ora per le consegne. Quanto tempo ci sarebbe stato necessario per fare quel certo riassunto, che cosa serviva, tutto il procedimento, no? E poi correggevo i loro compiti ogni giorno, perché per imparare a scrivere, io credo di saper scrivere, e l'ho imparato scrivendo ogni giorno, c'è una pratica, insomma. Anche questa è molto democratica, davo loro da scrivere poco, anche mezza pagina, ma ogni giorno. L'importante era appunto portargli il giorno dopo il compito corretto. Adesso però mi fermo perché voglio dire le cose che sto dicendo credo che siano anche nel libro. Il libro è diventato più snello rispetto alla prima edizione, però la sostanza è rimasta la stessa. Bene, vi ringrazio della pazienza. Il libro ha funzionato bene così, nel senso che Rosalba mi diceva le sue cose. Io su alcune cose ero d'accordo e altre no.
evitavo di rispondere su quelli su cui sarebbe stato uno scontro e prendevo gli aspetti che mi sembravano più interessanti. Per esempio, anch'io ritengo che non devi giustificare studiare chimica perché ti servirà se fai l'inganchino, perché non è detto che ti serva. Però se tu studi e ti appassioni a quello che fai, in quel momento tiri fuori meglio di te, perché la cura del lavoro ben fatto è qualcosa che la scuola trascura e che invece è fondamentale, cioè la soddisfazione che viene dal vedere un prodotto finito, fatto bene, con le mani degli alunni, noi la perdiamo con le feste di Natale dei bambini agli elementari, con la letterina che si metteva, non so se si usa più, però prima si usava la letterina, mi dai per mio papà e per mia mamma la letterina, ed era accurata, cioè il maestro faceva fare la cornice, era un prodotto ben fatto che usciva da scuola e prendeva l'applauso, non il voto, l'applauso dei genitori, gli addobbi di Natale, dopo, passato il periodo dei bambini, questa pedagogia dell'Euvre, del capo d'opera, che Bruni la richiama, l'abbiamo abbandonata, per cui la passione dovrebbe venire dal voto, ora, la passione viene dal voto. Intanto quando il voto non è positivo non è che sia tanto appassionante. E poi comunque un vocabolario di scuola, un vocabolario non va fuori. Io mi ricordo un alunno che mi colpì perché fece con cellulare la fotografia al voto della relazione di lavorazione, perché era un 7,5. Io, ma perché fai la foto? Perché sennò i miei genitori non ci ridono anche 7,5. Cioè vi rendete conto che non esce fuori nulla dalla scuola se non il voto. Adesso ancora peggio, perché abbiamo registri elettronici, per cui sembra di comunicare ai genitori facendo vedere i numeri che il bambino ha preso e nel proseguo del tempo. Quindi poi abbiamo già una marea di docenti che fanno la media matematica, te lo immagini quando anche i genitori faranno la media matematica, che disastro sarà. Eppure questa è la filosofia che passa, quella di un successo sancito da un risultato numerico che ha valore solo per la scuola. Mentre se apprendere diventa bello, io riprendo come diceva prima Pietro, se diventa qualcosa che ti piace, allora lo fai, a prescindere. Io la più bella esperienza, ne parlo nel libro e lo racconto, la più bella esperienza l'ho avuta con il mio collega, noi eravamo in due là, avevamo una cattedra prima della disgrazia Gelmini, che dovevamo rendere i soldi, perché non erano soldi guadagnati con la fatica, era troppo bello. 8 ore la settimana in due, con 24 ragazzi, 8 ore a settimana, dall'8 alle 12:30, a diritto, senza campanelle, senza, e si lavorava, si faceva intervallo quando era giusto fare l'intervallo, quando era naturale fare l'intervallo, e non quando suona la campanella. Quindi era una cattedra straordinaria. Un giorno mi fa Roberto, il mio collega di lavoratore, oggi è un sogno, perché guarda, stanno lavorando, zitti e concentrati, e al buio, una cosa che è proibita. Nelle scuole ci rendiamo conto che se abbia luce si accende quella di sicurezza, perché il buio è proibito. In un'esperienza di laboratorio dove fai il saggio della fiamma, ora non voglio annoiarvi, ma insomma i ragazzi riconoscono il piombo, il magnesio, il calcio dal colore della fiamma quando metti sopra la fiamma, sopra il bunsen, un po' di sostanza. Non le puoi vedere alla luce, devi vederle al buio, quindi si fa tutto buio. E mi ricordo che fecero festa di compleanno, invece delle candeline accese tutti i punti del buio, una cosa straordinaria, perché mi piacque questa esperienza. Ma a parte la festa di compleanno, il fatto di essere in un luogo in cui vinceva la concentrazione sul risultato scolastico, ma a quel punto era una scommessa, perché noi avevamo dato delle miscele, dovevamo dirci quali erano le categorie, quali erano le categorie, e riuscire a farla attraverso un'esperienza che era bella, perché vedete questi colori sono i colori dei fuochi d'artificio, potassio, viola, insomma. È chiaro che era un momento magico di grande concentrazione, a prescindere dal voto, un apprendimento bello, probabilmente l'avrebbero raccontato a Caccasa, di sicuro l'avrebbero raccontato a Caccasa, perché era un'esperienza non scolastica, anomala, di grande soddisfazione anche estetica. Ecco, allora sono d'accordo con Dalba che dice non bisogna giustificare l'apprendimento perché ti servirà. Dovrebbe, però questo non vuol dire che può essere noioso e brutto, perché se io ai miei alunni propongo la scuola noiosa e brutta, fanno la scuola che ho fatto io. Io ho fatto una scuola, sono partito benissimo a scuola, ma se c'era la sesta liceo, dopo la quinta mi avrebbero bocciato tutte le materie.
perché è entrato in borsa di studio, poi consumato dalla scuola sono uscito con 36, da ragazzo che lo dicevo, avevo preparato una maturità con 10 giorni di studio, il nulla, la disperazione, l'università come rivincita, come liberazione dalle campanelle, dai docenti di cui ce n'era 4 normali, su tutto quello che ho avuto, tutte le 4 normali, date in casa. È chiaro che in questo contesto tu perdi e poi diventi una scommessa. Il voler rimanere a scuola, il voler rimanere a scuola e stare tutto sommato più sulle seggiole delle scuole che su quelle di qualunque altro ambiente, perché nell'ambito militare ho fatto, sono finito nella scuola di guerra aerea, per cui mi sono liberato più o meno in quell'anno lì, che di solito da fare un'altra esperienza. Però questo significa che io devo mettere la molla dell'apprendimento, il desiderio di imparare dentro i ragazzi, non che si può apprendere senza desiderio. Perché è verissimo, il nostro titolo è sempre stata una provocazione. Non esiste nessun essere vivente che vive senza apprendere, questo è banale. È che la scuola ha dei criteri, ha dei canoni, ha degli apprendimenti codificati. La scuola di oggi assomiglia a quella che abbiamo fatto noi. Insomma, nei licei classici diceva un genitore, c'era lo stesso banco che aveva usato lui quando andava a scuola lui, e i professionali no, perché ogni anno i banchi vengono distrutti. Ma nei licei classici ci credo che ci sia questa parte della struttura, ci mancherebbe. Però a prescindere da quello che rimane del banco, della struttura fisica, è la mentalità, il modo di apprendere che è rimasto sostanzialmente lo stesso. Mentre io lo pensai il primo anno di scuola che feci. La grande difficoltà è che noi stiamo insegnando adesso a dei ragazzi che non assomigliano più in niente a come noi siamo stati ragazzi, a come noi siamo stati studenti. Hanno bisogno di altri modi, che non sono guarda ti servirà, guarda questo serve, non la competenza nel senso che critica recalcati, no? Come competenza, come valore d'uso materiale del sapere, no, la competenza come dire quello che io ti faccio imparare ti allarga la mente, ti permetterà di agire, il sapere diventa potere d'uso per te, tu sarai diverso dopo quando esci da questo contesto, di questo abbiamo bisogno. Ma vi ricordate Padre Padrone, il film? Padre Padrone ha, cioè per me i film di scuola di italiani non sono buoni a farli. O si guarda i film francesi, perché i film francesi non so perché Lazare è straordinario, Stella è un film magnifico su come la scuola può cambiare, tutti i film francesi, gli italiani no, facciamo barzellette. Ecco, in Padre Padrone c'è una scena straordinaria, perché il ragazzo figlio del pastore che passa tutta la vita fino a 19 anni a guardare le pecore della gallura, poi lo mandano a fare militare, lui aveva un orizzonte che era quello, il tuo papà ha fatto questo lavoro, il nonno ha fatto questo lavoro, io dovrò fare questo lavoro. Quando va a fare il militare a Roma, per combinazione lo mettono in una scuola di radiotelegrafista e lui si vede questa scena senza colonna sonora, perché italiani non usano colonna sonora, in cui entra il tenente colonnello. Il compito di quella classe era rimontare un apparecchio radio. L'hanno smontato, quindi non un compito studio da pagina a pagina, ma un compito operativo. I ragazzi hanno lavorato, tutti in piedi come fanno come soldati accanto a banco, il tenente colonnello accende tutte le radio sui banchi e chi non ha agito bene, la radio gracchia, non era dovevano sintonizzarla su radio 3 e invece di sentire la musica classica c'è questo suono sgradevole al massimo del volume. Perché tutti, nessuno è riuscito, accende la radio del figlio del pastore e parte il volume a tutto volume, è la colonna sonora di un successo. Che cosa vuol dire quel successo? Tutti i compagni di classe, pacca sulle spalle, bravo come hai fatto, adesso mi aiuti, mi insegni anche a me come ho fatto, come hai fatto a montarla bene. Premio del tenente colonnello, dice bravo, sei l'unico che è riuscito a fare questo. Risultato profondo, quando il ragazzo torna a Sardegna, dice al babbo, io non ci penso nemmeno a fare il lavoro che hai fatto te, nemmeno morto, io voglio, ho scoperto un altro orizzonte. Questa è la funzione della scuola, è questo. E la mamma gliel'ha messo un successo scolastico, la scoperta di sé attraverso la scoperta del mondo, la fisica, la chimica. Tu gli fai studiare il mondo, ma il vero scopo è scoprire se stessi attraverso lo studio del mondo. E questo è quello, io detesto verbi come orientare, formare, pericolosissimi. Poi io ho sempre lavorato 14-16 anni. E nelle scuole superiori orientare vuol dire dirottare,
non sei da liceo, vai tecnico, non sei da tecnico, vai professionale, cioè non ci termina quello, vai certe formazioni, oppure vai a lavorare non soltanto l'estate, come dice Poletto, ma sempre. Dove scatta il bello dell'orientare? Quando diventa orientarsi. Vedere la scuola dovrebbe essere tutte riflessioni, orientarsi grazie alla scuola, formarsi grazie al tempo, allo spazio, all'aiuto degli adulti e dalla scuola. Questo è bello e siamo contenti quando questo miracolo riesce. Quando un ragazzo, io ero vicepreside fino a 3 anni fa quando ho lasciato la scuola, avevo un ragazzino nigeriano che era sempre da me in presidenza, che lo portavano fuori regolarmente, perché il gioco era: voi mi portate a scuola per forza, io ve la distruggo la classe, vi impedisco di fare lezioni. Vediamo invece, e la scommessa, lui se trovava insegnanti e avessero continuato con il meccanismo del senco, l'avrebbe vinta lui la scommessa, perché cioè, la condanna era 2 anni, perché poi a 16 anni poteva andarsi, quindi lui dice, io no, mi tenete qui e io vi faccio vedere cosa vi compro. Che succede? Che gli insegnanti furbi, bravi, non furbi, bravi, intelligenti, non perché hanno il curriculum, chissà quale titolo di studio, ma perché hanno appreso a lavorare con queste ragazze, hanno preso l'amore per gli studenti, diceva prima Pietro, lo hanno premiato oltre quello che meritasse, l'hanno promosso nonostante queste 5 carenze, quindi meccanismi, miracoli di luglio, con le 5 carenze, ne mancano 3, di queste ne passano. Lui adesso ha preso la qualifica di terza e adesso è il rappresentante di istituto, o sei, o per forza, no, perché era il classe, era alla scuola, non era in famiglia, i ragazzi lì sono tutti in casa di famiglia, quindi lui era proprio uno che non, lui era il rifiutato dalla nostra comunità. Dandogli un ruolo è stato recuperato, è rientrato, questo è il successo della scuola. Se si parla di obbligo di istruzione, voglio dire, perché poi c'è anche chi prende 9, 10, è bravissimo, però l'obbligo di istruzione lo vince quando fai stare a scuola volentieri, chi altrimenti senza l'obbligo scappava. È facile riuscire in obbligo di istruzione, non quindi andare a una scuola che senza obbligo. L'obbligo funziona quando tu mantieni e fai stare a scuola volentieri questi ragazzi. Questi non è che gli si è detto studia perché ti servirà domani, ma figuriamoci se poteva funzionare questa molla. A questo è successo che gli è piaciuto il luogo, gli è piaciuta l'atmosfera, gli è piaciuto impegnarsi e riuscire, quindi quello diceva prima Rosalba, no? Il lavoro ben fatto, la scuola che ti dà modo di fare una cosa a fondo. Purtroppo non ce l'abbiamo. Io ho mio figlio che adesso si è laureato in giurisprudenza, il primo anno dell'università mi disse, Babbo, qui è un'altra vita rispetto al liceo, perché qui faccio un libro alla volta e quando l'ho finito lo so. Un libro. A scuola il tempo è scandito dalla campanella, approfondisci quel tanto che basta per saperne un po', ma non è che mai ti senti di sapere qualcosa bene. Abbiamo bisogno di ribaltare questo, no? C'è un film di Romero, Il Raggio Verde, in cui la ragazzina dice, sai, io ho smesso, racconta all'altra amica, io ho smesso di andare a scuola. Perché l'hai smesso? Perché qui sono tutti nulli. Cioè come? Perché li pretendono? E faccio un disegno? Sono arrivato a fare la parte finale del disegno, ma devo smettere perché sono alla campanella, devo riprenderlo fra 7 giorni. Ma sono mica normale, io voglio finire il mio disegno, voglio vederlo finito. E invece noi scambiamo il tempo in questa maniera. Ecco, abbiamo bisogno veramente di mettere al centro il lavoro ben fatto e quindi un orizzonte di senso che i ragazzi devono trovare, non perché poi ti servirà, ma perché è bello l'apprendere. È bello i compiti da Rosalba, il scrivere nel percorso, mi colpì molto, andare sulla tomba di Schiller e declamare a voce alta una poesia, forse come lei è furba, sapeva i ragazzi, figuriamoci se lo fanno, dovremmo portare una foto con voi e presente sulla tomba. Ma questo compito è qualcosa che fa provare un'emozione. E qui bisogna giocare sulla scuola come luogo di relazioni e luogo di emozioni. Se la scuola diventa noiosa per noi, come facciamo a pensare sia interessante per altri? E l'apprendere deve essere bello, perché tu torni a casa e racconti che cosa imparare. Altrimenti continuiamo con la, dalle medie in poi, sappiamo, e quando chiediamo ai nostri figli chi ha fatto a scuola, nulla, al solito. Perché oramai è troppo scontato quello che si fa. Abbiamo bisogno di compiti di realtà. Io penso anche che abbiamo bisogno di una scuola fuori di sé, che cioè riesce ad assorbire, non a farsi occupare da, ma a occupare lo spazio fuori di sé, a fare lezioni al di fuori delle proprie mura. Cioè, oggi i ragazzi apprendono davvero dappertutto,
io credo, ho maturato un'idea, che non è nel libro perché è un frutto troppo recente, che la scuola dovrebbe essere il luogo in cui si riflette, dove si, non si impara quello che si studia sui libri, ma dove si studia quello che si impara anche fuori dalla scuola. Cioè, a scuola si porta il nostro sapere, si smonta, si rimonta, si riflette sopra, si va a vedere cosa c'è dentro, ma allora io non ti dico studia, impara quello che studi, dico cosa hai imparato anche fuori, portalo dentro la scuola, vediamo cosa c'è di significativo, vediamo cosa è marginale. E allora è tutto un altro modello di istruzione. Ora io sono avvantaggiato, ma no, non credo di essere, io sono avvantaggiato perché ho una materia scientifica che può agganciarsi come laboratorio a tutto, no? A tutte le cose che si possono fare fuori, i dati si possono leggere e tutto quello che si può rivivere dentro la scuola, ma abbiamo bisogno veramente di una scuola che recupera il bello, un po' ci ricordiamo il disegno alle medie, avevi il professor Batacchi che era firmato da tutti gli studenti perché i Batacchi portava tutti in giardino, faceva il segno per vivere. Si faceva il segno degli alberi, si faceva il segno delle piante e poi si poteva finire a casa, si poteva finire in classe, ma il disegno dal vivo lo facevi nei luoghi dove si... Ma mica si chiamava interazione scuola-natura, si chiamava disegno. Non c'era l'enfasi, avevano bisogno di 200 ore di lavoro come se fosse toccasana. No, perché ha senso se è dentro un progetto educativo, formativo. Allora la posso chiamare materia. Basta che la materia non sia, ti insegno le regole, se ti insegno le regole, perché con quelle regole tu apprendi e impari a disegnare meglio quello che vedi. Ma abbiamo bisogno di una scuola che recupera questi aspetti, che sono quelli nostri, tipici. Li stiamo perdendo perché, secondo me, vige un paradigma che è semplicistico, che tende a semplificare quello che è complesso, disorienta tantissimo. C'erano un sacco di insegnanti, che io conosco, che guardavano all'età, al momento della pensione, come lo usava, che mi disse, sono all'ultimo anno, l'anno dopo il libro era l'ultimo anno di... E sono disperata, ma perché scusa, tu sei l'ultimo anno beata te che ti dà pensione? No, perché quello che sbaglio quest'anno non ho più tempo per recuperarlo. Ed è una bellissima immagine, infatti io so oggi di aver detto una scemenza a un alunno, aver trattato male, ma c'è il domani che lo rivedo e in cui posso recuperarlo, rimotivarlo. Ora c'è un sacco di colleghi bravi, mio fratello, il primo collega, amico fratello, senza metafora, che mi dice ma a me tanto mi manca poco. E per me questa è la più grande perdita della scuola, quella di insegnanti che erano incorporati nella scuola, che entra nella scuola come si entra nella seconda pelle, e invece adesso sentono che quel modello di scuola si rischia di perderla, che quell'immagine di apprendimento condiviso, di lavoro, di cura delle relazioni si rischia di... perché se cambia il clima cambia tanto, cioè il clima è qualcosa che anche se tu pensi non mi tocca, il clima ti tocca, perché abbiamo membrane semipermeabili, non siamo impermeabili, noi anche senza accorgerci assorbiamo quello che passa. Ecco perché è preoccupante. Io credo che il nostro libro sia testimonia di un lavoro fatto con passione, anche per gli studenti. Andammo a presentarlo anni fa a Lamezia, e una ragazza di quinta al liceo ci disse quella, la più grande sorpresa di leggere il vostro libro in classe è stata che noi non ci si immaginava che degli insegnanti pensassero alla scuola anche dopo, anche la sera. Che immaginiamo i ragazzi di questa? Ma se noi quando andiamo a cena facciamo disperare le mogli, i mariti, perché prendiamo soltanto i nostri alunni, come mai? Perché la scuola è un microcosmo che può bastare, può dare l'idea che sia autosufficiente, perché in classe si sta bene. L'Italia vista a scuola è più bella di quella vista a televisione, non c'è confronto, perché i ragazzi ti rispondono, sono ricchi di emozioni, sono ricchi di passioni, sono rigorosi anche quando sembrano cialtroni. Mi ricordo le ragazzine di primo odontotecnico che mi vennero, professore, ma che è successo? Vicepresidente, che è successo a questa lista di scienze? Che è successo? Io sa per niente, non è la stessa, è cambiato qualcosa, ci tratta male, ci risponde male. Prova a capire che è successo, chiaro io non potevo andare a chiedere, era una collega di classe, e poi dopo un mese venne fuori che la professoressa dormiva in macchina da un mese perché aveva fatto una pessima separazione dal marito, la casa aveva persa e stava dormendo in auto.
Cioè, vi rendete conto quanto ci studiano? Studieranno poco le materie, ma studiano tantissimo. Però teniamo conto che ci sono alcune abilità cognitive, apprendimenti che lavorano nell'inconscio, quello di cui siamo consapevoli, una minima parte di ciò che apprendiamo senza avere consapevolezza, no? E che se una persona è capace di leggere un libro e di appropriarsi del contenuto, evidentemente ci sarà un tirocinio di cui non è consapevole, ha fatto anche delle cose noiose. L'ultimo capitolo del mio libro, il mio primo libro, La stupidità non è necessaria, si intitola appunto L'abitudine alla noia, tipo fortunati quelli che riescono a vivere senza soccombere la noia dello studio, ne vediamo la sua io, ovviamente noia tra virgolette, nel senso di... credo che la presenza di un insegnante che sia anche quando proprio non è vero, ma insomma veste l'abito di una persona sicura delle cose che fa, che ha quell'autorevolezza che gli viene dal fatto che intanto li rispetta moltissimo, che ha verso di loro un rispetto assoluto anche quando li rimprovera. Questa autorevolezza che gli consente poi di chiedere cose anche molto difficili, molto, molto dure, no? Io ho avuto una fortuna che Alcidi una volta sentì parlare del Tecchi tanti anni fa, che riportava ero una giovane insegnante allora, una ricerca che avevano fatto in Svizzera, secondo cui l'intelligenza ha una curva, no? Che sale sempre. È il massimo di questa, delle capacità proprio dell'intelligenza, sono tra i 15 e i 16 anni, che è proprio l'età dei miei studenti. Io mi sentivo proprio sollevata, no? Perché disse, tanto loro sono tutti intelligenti di me. Ma io ne ero convinta, forse siccome ne ero convinta, io questa cosa la constatavo, la vedevo. E quindi, ecco, questo volevo dire, che non mi spaventa l'idea di affrontare delle cose che vengono connotate, vengono definite come proprie di una scuola vecchia, no? Tra l'altro io non sono una ricercatrice, quindi mi consideravo sempre una impiegata dello Stato, una che ha un compito, quello di educare in un certo ambito disciplinare degli studenti, no? I quali non avevano scelto me. E la cosa, perché se non avessero scelto potevo dire colpa vostra, potevo andare da un'altra parte. Il fatto che fossero casualmente capitati da me mi dava una responsabilità enorme. E quindi io non mi ponevo troppe domande. Io non volevo perdere tempo a fare fotocopie, io mi sceglievo i libri migliori. I libri di testo migliori, se non funzionavano cambiavano l'anno successivo. I libri di testo perché io, il mio tempo doveva servire ad altro. Doveva servire l'altro. Quindi in un certo senso sono stato un po' come dice il mio cognome, un insegnante conservatrice. Non ho mai pensato che la scuola dovesse essere riformata, no? Mentre dicevo sempre, meno male che ci decidi perché ci pensa il CD. Perché io sempre preoccupata di. La mattina rimuginavo perché quello così qua. Una volta uno studente disse, io non dicevo mai che loro, io non avevo mai un rapporto dichiaratamente affettivo nei loro riguardi, perché erano talmente
casinisti nella scuola che alle volte gli davo anche del lei, c'erano degli anni in cui davo del lei e non lasciavo trapelare gesti di affettività. E una volta proprio quel ragazzo che mi inseguiva aveva sempre capire oggi come sono andato e stamattina così, allora una volta dice sette, mi disse subito il nome, poi un'altra volta disse, ah, perché siccome mi inseguiva sempre nei corridoi, dissi, senti, tu non sei in cima ai miei pensieri. Allora lui disse, non è vero. Allora io non so se c'è qualcuno che vuole fare, intanto io ringrazio tantissimo tutti perché per questa parola piena di veramente di entusiasmo, io sono oggi sono contenta di far parte del mondo della scuola e non è un vissuto che ho molto spesso, sono veramente contenta, però vorrei sapere se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa. Però sì. Toscano anche lui. Mi chiamo Francesco Libertini, sono insegnante di storia e filosofia al liceo. D'accordo riguardo tutte le cose dette, riguardo alla scuola come emozione, la materia passa attraverso le relazioni umane, insomma, e questo lo sappiamo. Ho una domanda riguardo appunto la scuola di oggi. Siamo d'accordo che la scuola deve essere aperta al mondo, no? Deve permettere ai ragazzi di fare anche tante esperienze diverse, no? Per conoscere le varie possibilità che offre la società. Solamente che mi sembra che in questi ultimi anni si stia un po' esagerando, perché mi sembra che si sta andando verso un tipo di scuola esperienziale. Ci ho fatto un calcolo che alla fine noi insegnanti perdiamo una giornata ogni due settimane. E questi ragazzi hanno sempre qualcosa da fare fuori alla scuola. Allora c'è l'assemblea d'istituto una volta al mese che poi ha perso il significato dei delegati, ormai si è deteriorato il significato dell'assemblea d'istituto, che la fanno in ogni caso una volta al mese. E la Caritas, e il volontario in ospedale, e i carabinieri, e l'Avis, e il teatro, e il cinema. Cioè sembra e passi il messaggio che o certe cose si fanno con la scuola o non si possono fare. Cioè va bene gli input e gli stimoli, però la scuola, io sinceramente sono un po' sulla linea appunto di Rosalba e aggiungo di Paolo Mostacola, togliamo il disturbo francamente, ecco, che non è una scuola all'antica, ma noi insegnanti facciamo veramente il nostro lavoro se facciamo un lavoro serio, rigoroso, rispettoso, lì facciamo tutto. Invece questa mania mi sembra di progettificio, di scuola esperienziale, quell'importante è far fare esperienze ai ragazzi, dove alla fine ragazzi non rimane niente in mano. Quando mi sono accorto negli anni che alla fine ragazzi vogliono imparare, quella famosa lezione frontale tanto criticata, io ho visto che è molto apprezzata se fatta veramente bene, perché i ragazzi alla fine sono molto più rigorosi gli insegnanti e vogliono imparare. E quando sentono, vedono una lezione frontale fatta bene, apprezzano moltissimo appunto un lavoro ben svolto, cioè la cura per il proprio lavoro, la passione per il proprio lavoro. A tutte queste esperienze, teatro, cinema, un ciclo di continuazione, poi c'è il campo scuola ovviamente, a parte le vacanze, insomma, alla fine si perde una giornata ogni due settimane. Quindi se vogliamo fare un certo tipo di lavoro rigoroso, come prima si diceva, curare la relazione, svolgere certi compiti in una certa maniera, stare attenti agli individui, alle esigenze dei risultati, serve tempo. Qui ormai fare didattica, fare lezione, è un optional. Infatti ormai regolarmente tutte le volte in classe chiedo, le volte prossime ci siete? Perché regolarmente mi rispondono no, non ci siamo. Allora la domanda è questa, cioè va bene fare esperienze, ma si sta un po' esagerando su un tipo di scuola esperienziale, quello importante è fare esperienza a questi ragazzi. E poi alla fine non è nulla in mano. Sì, qualcun altro bravo, magari che vuole facciamo, fanno un assunto di risposta. Io direi però di lasciare le esperienze, forse le esperienze si selezionano, cioè non tutto, c'è una selezione in base alle esperienze che si propongono, cioè c'è una programmazione alla base, però questo è. Cioè, guarda, io sono d'accordo con Francesco Bertini. Io sono,
ti dico che ho insegnato solo qualche anno al triennio, ma me ne sono andata perché non riuscivo ad arginare questa loro libertà di entrare, fare le assemblee, eccetera. Nel biennio invece la situazione era molto più governabile. E, insomma, sì, io sono d'accordissimo con te. Per dire, progetti, io non so nemmeno che sono. C'è un ragazzo lì dietro. Una domanda un po' rivolta a tutti gli insegnanti, visto che ce ne sono tanti, ma soprattutto agli autori. Volevo sapere se pensavate che passare dal voto numerico, comunque dal giudizio ottimo, buono, distinto, insomma, a un giudizio invece più umano, pensato, più personale, possa essere un sistema che invoglia i ragazzi a studiare perché è una realizzazione personale, non in confronto con il numero che ha affibbiato al compagno di banco. Io credo che in questa materia la selezione di un volo, scelta, ci deve essere una norma generale, però poi in classe si arriva anche a delle soluzioni particolari che sia in armonia con quanto con una certa didattica. Per cui in certi casi può servire un voto numerico, un voto riassuntivo. Ti dico come facevo io. Io per ogni compito, anche per le interrogazioni orali per le quali avevo tutti degli indicatori, no? Che scrivavo mano a mano quando c'era un'esposizione di una cosa, avevo più voci che riguardavano gli aspetti. Io ti parlo dell'italiano, però la cosa può valere forse adattata ad altre materie. Quindi avevo degli indicatori, per alcuni scrivevo sì, no, buono, così. Poi c'era un voto che io assegnavo di volta in volta e che riguardava la natura specifica di quel compito. Facciamo il caso che nel compito sarebbe stata valutata l'appropriatezza della paragrafazione, cioè dell'impaginazione di un testo e dell'andare a capo, di come andare a capo. Allora, il voto andava a quello, per tutto il resto c'erano delle voci, che ovviamente non trascuravo la correzione di tutti gli aspetti, questo per dire poi, ecco, quando il voto o diciamo il giudizio avviene, io poi sul giudizio, vediamo il tema, classico tema, no? Io il giudizio lo davo spesso a voce, e dicevo, anche se non mi era piaciuto, dicevo non mi è piaciuto, l'ho trovato noioso. Cioè, bisogna avere rispetto, credo, per lo studente, e dirgli la verità. Chi gliela dice, se non gliela dice? Un adulto che lui incontra ogni giorno e dal quale si aspetta di essere formato, no? Quindi io non addolcivo la pillola in questo senso. Perciò non so se mi sono spiegata. Certe cose poi è più facile farle che stare a spiegare. Sì, per la valutazione credo che... No, due cose. Sul primo intervento. Noi impariamo attraverso l'esperienza. Quindi usare la parola esperienza in senso spregiativo mi sembra pericoloso. L'unica cosa che impariamo sono le nostre esperienze. Ora, il problema è quando esperienze e discipline camminano su due binari diversi, come se esistessero delle discipline che sono fuori dalle esperienze e che non rientrano nelle esperienze, e soprattutto quando le discipline sono fuori dall'esperienza dei ragazzi, perché l'unica cosa che resta è l'esperienza che fanno i ragazzi. Quindi se i ragazzi non entrano dentro non c'è disciplina che tenga. Questo è un problema molto grande. L'esperienza è fatta di problemi. I problemi per loro natura non sono disciplinari, i problemi sono interdisciplinari. E quindi il nostro compito, se la scuola li stimola con il teatro, come entra quel teatro nella lezione di filosofia? Se non c'entra per niente, la lezione di filosofia è una cosa, il teatro è che hanno visto un'altra, hai ragione, facciamo soltanto lezioni di filosofia. Il rischio però è che quella filosofia la imparano tre studenti. E questo è un dato che ci rimane. La questione dei voti. Io in questo
questo sono un po' rigido, perché penso che dare i numeri a delle esperienze può essere una cosa utile. In questo caso si tratta di scale nominali. Piero è 1, lei è 2, lei è 3, però non è che lei vale 2 Pieri perché è 2, è 2 perché ho detto che è 2. E se uno sa Giulio Cesare e non sa Costantino, che ha preso 4 in Giulio Cesare, 8 in Costantino, e poi c'è uno, mi sia consentito, ignorante, che dice 6 storie, andrebbe cacciato. Se a un esame di matematica, se uno fa la media di dati nominali, lo cacciano. SPSS, se avete scritto che i dati sono nominali, si rifiuta anche di farla la media. Invece i programmi elettronici che adesso ci sono nelle scuole fanno la media di tutti i voti. Quindi fanno la media di Costantino, di Giulio Cesare, di Napoleone. Una follia, perché invece noi con queste informazioni dobbiamo dare dei feedback ai ragazzi per fargli capire dove e come hanno sbagliato e soprattutto come fare meglio, come evitare di sbagliare la prossima volta. Questo è il nostro problema, non è rilevare che hanno sbagliato, ma insegnargli a non sbagliare la volta dopo. La continuità che lui, poi di Dalberghi, mi ha insegnato fosse il criterio di una buona esperienza educativa è far capire dove hai sbagliato e dare il senso che la volta dopo non sbaglierai, e quindi far divenire voglia di fare la prova la volta dopo, mentre noi talvolta abbiamo un sistema di correzione che fa passare la voglia di fare il compito in classe dopo. Cioè abbiamo una serie di assenze da compiti in classe che sono l'effetto di questo problema. Allora, il nostro problema è fargli vivere delle cose che poi continuino. Non possiamo insegnargli tutto quello che sappiamo. Saranno loro i protagonisti dell'imparare, quindi immediatamente dobbiamo lasciare la palla perché siano loro a giocare, a fargli prendere il gusto a giocare. Allora, se il collega con la lezione frontale ottiene ottimi risultati in tutti gli studenti, sei molto fortunato, perché io con la mia lunga esperienza ho visto che a un certo punto, come dicevo anche prima, mi seguiva una piccola percentuale. Ho scoperto la didattica fatta attraverso la discussione e penso che sicuramente, insegno matematica, quindi è stata dura fare questo lavoro, ma l'ho fatto con la Pontecorvo, quindi, però ho scoperto un mondo completamente diverso e secondo me con questo metodo imparano di più, perché non fanno l'esperienza di andare fuori al teatro, magari quello gli insegnanti di lettere lo inseriscono nella loro didattica tranquillamente, ma costruiamo insieme il sapere matematico. Io faccio le guide e loro insieme quando è possibile, perché poi c'è anche un'altra cosa che volevo dire. Le ricette, le regole, le tecniche, ogni insegnante sa quali aspetti della propria disciplina è meglio farli in un certo modo, quali in un altro. Io so benissimo quando per un certo argomento devo dare un input o quando posso mettermi lì con loro e parlare con loro. E tra l'altro questa cosa la consiglierei a tutti, perché io ho scoperto con la didattica tramite la discussione delle cose che non immaginavo. Io davo per scontato tante cose e invece ho scoperto che sbagliavo, era tutta un'altra cosa. Questo non toglie che poi ci sono i momenti di lezione frontale. Io ho sempre pensato una cosa: un insegnante deve avere una conoscenza vastissima ma poi dimenticarla, perché in ogni giorno, in ogni momento, in ogni contesto, in ogni gruppo classe ci si presenta una situazione diversa e noi dobbiamo cercare di vedere come dare senso a quel momento della giornata. E questo io penso sempre con un rapporto con la realtà, sempre e comunque questo rapporto con la realtà ha un significato anche di formazione dei cittadini, dell'individuo. Non è semplice, però
Penso che questo è importante, i ragazzi lo vedono questo. E, anche rispetto al fatto della grammatica o della circonferenza, io sono d'accordo con Rosalba con questo, perché io penso che, a parte parliamo di scuole superiori, poi se vogliamo pure qua abbiamo un dovere istituzionale e quindi non vedo perché dovremmo fare altre cose, dobbiamo farle in modo da ottenere il massimo possibile, quindi valutando il contesto, vedendo quale didattica è migliore in quel momento. Noi lo sappiamo benissimo, abbiamo delle classi dove dobbiamo lavorare in modo completamente diverso e quindi niente, per me la guida ho imparato che è il rapporto con la realtà. Certo, non è facile sempre riconoscerla, però penso che ovviamente con una grossa preparazione che non nasce dal nulla, non ci si improvvisa a fare una lezione di matematica sulle equazioni di secondo grado o sulla probabilità con la conversazione, cioè guidando i ragazzi, non è facile. Infatti io, ecco, visto prima facevo i ringraziamenti al CIDI, io credo fortemente che il tipo di formazione per gli che si fa degli insegnanti debba essere rivisto, ci si debba impegnare sia per quelli in ingresso che per gli insegnanti presenti nella scuola, perché poi con la velocità delle trasformazioni che abbiamo nel nostro momento storico, insomma, l'insegnante si deve far carico spesso di troppe cose, di tante cose. Sì, allora l'ultimo intervento, perché la campanella già sta per suonare. Io volevo solo partire da due dati, no? Che uno già ha accennato il collega, cioè in effetti ultimamente vedo che tutti quelli che mancano pochi anni per andare in pensione non vedono l'ora, mentre io so, mia sorella era disperata che invece doveva andare in pensione. Questo secondo me. E poi un dato che mi ha detto una collega, non so se sia vero, sembra che gli insegnanti hanno uno stress maggiore di chi lavora in campo oncologico. E quindi, allora, io mi chiedo, se fosse vero questo, che cosa si può fare? Io penso che una cosa importante sarebbe, come diceva lui, saper fare squadra. E secondo me gli insegnanti, alle elementari questo un po' lo fanno, ma alle medie, alle superiori, ognuno va per conto suo. E secondo me aumenterà lo stress sempre di più. Volevo sapere cosa ne pensate di questo, cioè se una strada possibile da percorrere sarebbe questa, quella di saper lavorare insieme, però no, no, prima di tutto non ce l'ha insegnato nessuno. Due, storicamente non siamo abituati, ognuno chiude la porta e fa il professore per conto suo. Quindi poi le lettere le metto in discussione, cioè l'insegnante lavorando in squadra poi si deve sapere, se no. Insomma, sono cose un po' difficili. Che cosa si può fare, insomma? Potrebbe essere questa una soluzione per diminuire lo stress, non lo so. E questa in realtà è la domanda che volevo fare a Rosalba e a Beppe, cioè che l'ho accennato prima, di fare squadra, ma anche come affrontare, come combattere questa peste nera della delusione che a volte hanno gli insegnanti, anche dell'impotenza che ci coglie davanti a delle situazioni veramente difficili, poi diventa rabbia e poi diventa che non ne possiamo più. Non abbiamo tanto tempo, però l'unica cosa prima di passare la parola a Rosalba è che in questo libro però viene fuori che loro due hanno fatto quello che noi chiediamo sempre di fare agli studenti, cioè di ultimamente poi sappiamo che l'apprendimento cooperativo è fondamentale, li facciamo lavorare insieme, gli chiediamo di lavorare insieme, noi non lavoriamo mai insieme, quando noi cioè consigli di classe sono delle situazioni difficilissime, per non parlare dei collegi indecenti. Quindi questo. Però il loro lavoro è un ottimo esempio, secondo me, per iniziare un lavoro di squadra. Io non so come si può fare, perché c'è molti insegnanti una resistenza a mettere in comune le forze. Per esempio mi veniva quando nei tempi gloriosi dell'Armelino avevamo insegnanti bravissimi di triennio, io immaginavo, no, che certe lezioni frontali, mi chiamano lezioni di storia, che
avrebbe potuto aprire il discorso, un grande tema, no? Non c'era bisogno che ognuno di noi la facesse singolarmente. Avevamo, ti ricordi, un insegnante di storia bravissimo, no? E allora io appunto feci la proposta che si portava tutti in aula magna e c'era una bella lezione frontale fatta da un grande storico e poi noi avremmo fatto i laboratori nelle nostre case, perché poi ciascuno di noi sapeva come far studiare i singoli. Insomma, credo che tante soluzioni, non c'è bisogno di fare grandi progetti, anzi grandi progetti sono sempre per portare i ragazzi fuori dalla scuola e non per farli, cioè perché non si fa un progetto perché imparino meglio la matematica, perché imparino meglio la grammatica? Sul lavoro di squadra io ho fatto un'esperienza, ma non in Italia, l'ho fatta in Somalia, dove insegnavo italiano, quando la Somalia esisteva ancora, adesso almeno. Agli studenti somali bisognava insegnare l'italiano scientifico, il mio specifico linguaggio, perché dovevano poi studiare all'università. Allora, il progetto era del CNR di Roma, e quindi noi lo dovevamo solo eseguire, avevamo dei testi. La cosa interessante è che nessuno aveva la sua classe, diciamo, anche se le classi erano tante, e io entravo in classe, poi l'ora successiva la faceva un'altra persona. In questo modo per ogni lezione ce n'era almeno una di preparazione, perché l'altro prendeva il lavoro che io facevo. Io ho imparato tantissimo, perché essendo costretta a lavorare con gli altri ho imparato un sacco di cose. Quindi bisognerebbe, perché poi pensiamo un'altra cosa, che la scuola si fonda su un presupposto che non si è mai verificato, cioè che un insegnante non debba mai cadere malato, che debba essere una persona fortissima, perché quando si ammala si ferma la didattica, non si fa nulla. Quindi se ci fosse un sistema, no? Perché quella presenza già dovrebbe essere una risposta. Non so bene, vabbè, io non sono brava, sì, sono capace di organizzare molte cose, però questa mi risulta un pochino difficile. Però credo che la soluzione ci potrebbe essere, senza chiedere grandi risorse in termini economici. Dunque, io mi rendo conto che potremmo andare avanti, io andrei avanti tantissimo, però a un certo punto adesso la campanella si sta per suonare, quindi io intanto ringrazio tutti di essere venuti qua stasera, in particolare ringrazio Beppe Pagni, Rosalba Polserba, Assunta Mendola e Piero Lucisano. Vi inviterei, se vi ha appassionato la discussione, a un incontro che stiamo organizzando con la casa editrice L'Asino d'Oro e l'associazione Network, che si terrà il 18 aprile all'ex caserma Sani, e partirà proprio dalla presentazione di questo libro per poi parlare, sarà una discussione a più voci tra pedagogisti, insegnanti e psichiatri sui ragazzi che non hanno voglia di studiare, e quindi possiamo in quell'occasione continuare il dibattito. Grazie, arrivederci a tutti. Era la vernice.